tutti, allora, video prodotti finiti, ma stavolta prodotti per la casa e da magnà. Non giudicatemi perché in questo video mi sa che vedrete un po' di schifezze, e però sempre qualche consiglio, secondo me, carino per la casa. No, per la casa, anche da mangiare. Allora, pesco così, è veramente strapiena, ma c'è da dire che molte cose sono voluminose, vabbè. Ho finito questo qua, fresche fette, prosciutto cotto alta qualità, 2% di grassi, che prendo all'Eurospin. Non mi piace più, devo dire. Cioè, le prime volte, beh, avevo anche parlato già, le prime volte che lo compravo era anche buono. Ultimamente non so perché, ma visto che è di sapore, anche come è affettato, non mi piace. Quindi non penso di ricomprarlo. Me ne frego del fatto che abbia 2% di grassi, Semplicemente mi piaceva il sapore e quindi dicevo, beh, ha anche il 2% di grassi e lo compravo, però ultimamente non mi sta piacendo più, quindi niente. Poi, queste, io non compro mai patatine per la casa, di schifezze ne tengo a volte in casa, ma patatine devo dire di no. Però l'altro giorno le ho viste, mi era venuta voglia, sono in assoluto, penso, le mie patatine preferite, sono della San Carlo, le più gusto, lime e peperosa, buonissime. Se non le avete mai mangiate, a parte se non avete mai provato queste, dovete provarle, oppure provate a spremere del limone nelle patatine normali classiche, anche nelle patatine fritte. Io adoro, è una cosa che limone e lime non è la stessa cosa, però il sapore è agrumato, sì, però il sapore, insomma, per farvi capire, l'agrumato è particolare nelle patatine. È una cosa che io scoprii e provai la prima volta all'università, quando stavo allo studentato universitario, a volte quando ho fatto questa cosa molte persone mi guardavano e hanno detto, ma che fai? Ho detto, assaggia, a me piace tantissimo questa combinazione di sapori. Poi ho finito proprio oggi questa confezione di Simmental. Mamma mia, pure questa non la compravo da una vita, credo, ma veramente una vita. Mi era venuto proprio un desiderio e l'ho comprata. Non lo so se la ricomprerò, forse sì, però sapete, è più una cosa d'emergenza, un po' come il tonno. Mi piace sempre tanto, poi un sapore veramente antico, cioè non so come dirvi, era tanto tempo che non la assaggiavo, era veramente più il gusto di sentire una cosa quasi vintage, non so. Da quanto tempo esiste la Simmental? Secondo me è un botto. Poi, schifezza. Questa l'ho comprata all'Esselunga, sì. Mi sembra di averla comprata all'Esselunga. Purtroppo non c'è la figura, altrimenti mi sarebbe piaciuto farvela vedere. Comunque è un gelato in bicchiere, triplo cioccolato. Cioè, vi leggo la descrizione. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, no, al latte e gelato al cioccolato bianco. Allora, gelato al cioccolato al latte e gelato al cioccolato bianco, variegato con salsa al cioccolato e decorato con riccioli di cioccolato al latte e cioccolato bianco. Quante volte ho detto cioccolato? No, fantastica la descrizione, però rende l'idea. E devo dire, l'ho preso scettica, ma era veramente veramente buono di sapore. Non l'ho pagato neanche tanto, credo. Erano due bicchieri da 150 ml. Buono, veramente buono. Potrei pensare di ricomprarlo, ma meglio di no. Visto che siamo in tema gelato, in tema schifezze, ecco, lo stesso giorno, tra l'altro, ci ho messo un po' a finire, lì facciamo finta di fare le brave. No, in realtà ci ho messo poco a finire, l'ho finito in 4-5 volte, credo, sì. Ho comprato il barattolino San Montana, era in offerta. Io sono veramente banale nel gelato, già quella lì che avete visto prima è una cosa strana, perché io tendo a prendere gusti lineari, senza pezzettini dentro, senza cose variegate, eccetera. E infatti ho preso i gusti più banali, panna e cioccolato, perché io li amo mescolati tra di loro. Prendo in parti uguali, li mescolo nel bicchiere, aspetto che si sciolga un pochino e faccio quella cremina. Vabbè, buonissime, buonissime, buonissime. Tra l'altro, se non sbaglio, la peculiarità del gelato San Montana è quella che non congela, tipo gelato mai gelato, tipo, mi ricordo sta cosa, sto dicendo una cavolata forse, rimane sempre cremoso. Cioè, sapete quando a volte il gelato subisce degli sbalzi di temperatura, si formano dei cristalli dentro d'acqua, no? Questo no, veramente buono. Farò la brava, cercherò, visto che devo andare a fare la spesa, di non ricomprarlo oggi. Poi, altri salumi, prosciutto crudo, questo ve l'avevo fatto vedere nel video spesa, crudo dolce, prosciutto crudo stagionato, questo era buonissimo,
l'avevo preso in offerta, era veramente buono. Io non impazzisco per il prosciutto crudo, però quando è affettato sottile ed è di buona qualità mi piace tanto. Bresaola di tacchino, anche questa ve l'ho fatto vedere in quel video spesa, buonissimo, questa la ricompro quando posso, la ricompro, se è in offerta meglio, però ecco, ho notato che questa volta era tagliata più spessa e questa cosa non mi ha fatto impazzire, solitamente è tagliata un po' più sottile, non so perché. Ma la differenza era netta secondo me, si sentiva proprio. Poi i ormai onnipresenti tortellini di Soverini, questi sono in assoluto i tortellini più buoni da... Sta cambiando la luce intanto. I tortellini confezionati più buoni, io spero si trovino anche in altre parti d'Italia, mi piacciono tantissimo e come sapete li vedete spesso. Altra schifezza, a onor del vero, ecco, questa è una di quelle cose che io assolutamente non devo comprare. Vi consiglio di non comprarle perché se le comprate diventano una roba da perderci la testa. Sono i mini snack di Matilde Vincenzi, mille foglie d'Italia, ripiene di... Aspettate, perché non mi ricordo se era crema... Mini snack alla nocciola. Questi. No, credetemi, non li comprate. Io lo so con questo non li comprate, voi andate a comprare. No, raga, sono buonissimi. Cioè, sono una roba da perdere la testa. Vabbè. Poi, mozzarella, pascoli italiani. Questa mi è piaciuta tantissimo. Come del resto, forse non l'ho conservata, mi sa. No, mi sa che non l'ho conservata, ma vista, come sempre vi straconsiglio anche il grana padano di questa marca qua, dell'Eurospin. La mozzarella, buonissima, molto più buona della Granarolo, assolutamente, cioè non c'è proprio paragone, però diciamo che io la prendo dove la trovo in offerta, dove mi trovo in quel momento. Adesso non devo andare all'Eurospin, quindi non credo, penso che la prenderò all'Esselunga oggi. Allora, capsule della macchinetta Nescafè Dolce Gusto, queste le ho prese su Amazon, ne ho anche altre confezioni perché ho preso una bella scorta, gli Espresso si chiamano. Allora, io le ho prese perché volevo delle capsule compatibili, da non usare quindi quelle originali, da spenderci meno, da mettere nel latte. In realtà io l'ho provato il caffè anche così e devo dire che è buono, bello cremoso, non è per niente male. L'ho preso su Amazon, quindi vi lascerò poi il link. Se avete la stessa macchinetta, non lo so se la facciano anche per altre macchinette, compatibili per altre macchinette. Però per questa qua ve la straconsiglio. Poi questi sono dei croissant, ce l'avevo in casa da un sacco di tempo, mi era rimasto l'ultimo qui, li ho presi quasi sicuramente all'Esselunga. Croissant granella, il fresco fresco di Sant'Angelo. Dove li fanno questi? Che sono curiosa. Foglie di lievito madre, 60 ore di lievitazione. Sì, ma dove li fate? A Terni, sono fatti a Terni, Sant'Angelo Group. Ma sapete che sono buoni sti cornetti? Se non sbaglio esistono anche questi, non erano ripieni. Se non sbaglio esistono anche ripieni. Non sono per niente male, costano, però mi sono piaciuti proprio. Sentiti di qualità, non dozzinali come tutti gli altri croissant che di solito si prendono. Poi, questo vabbè, ve ne faccio vedere uno, ma ne ho finiti un botto nel frattempo. Il pane di segale integrale di Pema. L'ho trovato in offerta, l'altra volta ho fatto la scorta. Oggi mi sa che lo ricompro, lo uso per colazione, lo faccio tostato con yogurt greco e yogurt greco che è rigorosamente il Faye Total, 5%, e fragole e marmellata, fragole e fragoline di bosco della Rigoni d'Asiago, ottima, io adoro. Quindi questi qua insieme allo yogurt greco praticamente fanno parte della mia colazione. Poi, ho notato del pane di segale, l'ultima confezione che ho appena aperto, l'ho trovato un po' più umidiccio. Non lo so se sia cambiato qualcosa o sia proprio quella confezione lì, vedremo. Poi, questa, anche questa non manca quasi mai, la pasta integrale del verde, i tortiglioni, io adoro. Oggi li ricompro. Poi un ritorno graditissimo, la puccia salentina. Questa l'ho comprata all'Eurospin, ma l'ho trovata anche all'Esselunga, sempre fatta a ustuni. Sì, forse già la differenza c'è, ma sono buone entrambe. Io adoro, adoro, adoro la puccia salentina. E ragazze, il mal di Puglia è una brutta bestia. Voglio tornare in Puglia. Questa ce l'ho qua da un botto. Ah, mi devo ricordare di comprarla oggi perché, di comprarli oggi perché da un po' che non li ricompro, che non lo ricompro. Lo speck in cubettini della Handel Tirol, adoro, adoro, adoro. Ci faccio una specie di carbonara, ma in realtà fantastica anche da mettere tipo nell'insalata perché sono veramente piccolini. Cioè, non so se forse ce n'è qualcuno, ecco, per capire la dimensione dello speck. Veramente buono questo qua, costicchia.
per quello che è la quantità che è, però veramente buono. Pasta integrale De Cecco, spaghetti numero 12, buonissimi, ma devo ricordarmi oggi di prendere la Rummo, anche perché ne ho una confezione che della Rummo che è quasi finita, però non riesco a farci una porzione, quindi devo ricomprare almeno una confezione della pasta della Rummo. E per le cose da mangiare abbiamo quasi finito. Allora, gnocchi alla sorrentina di Coop. Mamma mia, questo è veramente... forse da un bel po' che non lo faccio, perché non me li ricordo neanche. Vabbè, sono tutti uguali. Questi sono quelli surgelati. Ogni tanto li prendo di vari marchi. Questi sono della Coop. Buoni, ma non ho dato particolari differenze con altri brand. Quindi se li provate dell'Eurospin, del Lidl, eccetera, sono abbastanza simili fra di loro. Immancabile anche la salsa di pomodoro ciliegino Gustibus, top in the world, migliore in assoluto, adoro. E un minuto di silenzio per questa cosa, perché io adesso sono tristissima. Io non lo so, devo farmi il giro di tutti i Lidl di Bologna, che adesso tra l'altro ce ne sono un bel po', nel frattempo ne hanno aperti parecchi, perché ne ho trovato solo uno, in quello dove vado di solito, ma dipende dove mi trovo, e io sono follemente innamorata di questo, ma ve l'avevo già parlato anni fa, tempo fa, solo che poi non è un prodotto che non c'è sempre, ma se lo trovate, sulla fiducia, se vi piacciono le cime di rapa, comprateli tutti quelli che hanno in quel momento. Io vi giuro, quando l'ho visto mi sono emozionata, ho fatto un gridolino, sì! E poi quando l'ho mangiato ho detto no, adesso finisce, perché... Comunque, il condimento alle cime di rapa di Italiamo Lidl, fantastico. Sapete che mi piacciono le orecchiette alle cime di rapa surgelate, sia del Lidl che dell'Eurospin, anche se quelle del Lidl secondo me sono più buone, e quelle sono buonissime, ma il condimento questo qua con la pasta, ragazzi, è fenomenale, fantastico, veramente buonissimo. Non ho mai fatto che non mi ricordo. Prodotto per Lidl da Siemens Alimentare SRL, nello stabilimento... provincia di Padova? Vabbè, comunque, me ne frega dove fate, è buonissimo, però non si trova facilmente. No, devo farmi veramente, un giorno che non ho niente da fare, prendo la macchina, giro tutti i Lidl di Bologna, ce ne sarà qualcuno dimenticato qui lì, lo faccio veramente, mica tanto per scherzare. Andiamo ai prodotti per la casa. Allora, Mon Amour Fresh Blue, detersivo extra profumato. Insomma, l'ho usato per il bucato, non è che mi abbia fatto impazzire. L'avevo preso perché credo fosse in offerta e perché sento parlare sempre bene dell'ammorbidente. E l'ammorbidente appena lo trovo, appena mi capita, insomma, lo prendo. Ma non l'ho ancora finito, ma ce l'ho di là. Sto amando follemente l'ammorbidente di Eurospin, Dexal, della marca Dexal, però ve lo faccio vedere appena mi finisce. Veramente fantastico, anche sia per la sua funzione come ammorbidente, ma anche per il profumo che lascia. Questo non mi ha colpito particolarmente, quindi non penso di ricomprarlo. Poi, ennesimo KH7 anticalcare, sapete che questo è immancabile nella mia doccia, mettimi a fuoco, è immancabile nella mia doccia, sarà, non lo so, quanti ne avrò finiti, un botto. Box doccia trasparenti e simili, ecco, per chi non l'avesse mai visto. Poi, ho finito l'ennesimo, questo qua, Ajax Optimal 7, questo è quello, come si chiama, freschezza sapone di Aleppo, adoro, l'ho già ricomprato, l'altra volta l'ho trovato in offerta a 99 centesimi, ho comprato sia lui che quello alla mandorla, che mi piace pure tanto. Questo sarebbe specifico per marmo e terracotta, e io il marmo. Quello alla mandorla sarebbe specifico per il parquet, che io ho nella camera da letto. Fondamentalmente lo compro per il profumo, perché sono strepitosi tutti e due, sia questo che l'altro. Infine, non possono mancare i deodoranti per la casa nei miei video prodotti finiti per la casa. Questo è l'ennesimo, ma in realtà ne ho già altri già finiti, della Felce Azzurra, quello elettrico, questo è quello classico, adoro. E questi che non vi ho ancora fatto vedere sono due novità, perché sapete la mia fissazione per Year Week, passeggiata a Sorrento per me rimane insostituibile, però devo dire che questi qua nuovi non mi dispiacciono, ma tanto lo so che poi li tolgono perché sono edizioni limitate. Allora, Grotta Azzurra, aspettate che ovviamente è finito quindi non esce, però un pochino si sente. Grotta Azzurra è buono, fresco, sì, adesso non è che mi faccia pensare di essere dentro la Grotta Azzurra di Capri, però mi è piaciuto. Ma quello che mi è piaciuto di più, infatti l'ho già ricomprato, infatti sta già spruzzando, è questo qua, che si chiama Petali di Taormina, fiori di ibisco, buonissimo, fiorito, dolce ma non troppo, non saprei come altro descrivervelo, provatelo se vi piacciono questi
Qua è Wick, questo ho provato perché merita. Però vabbè. No, sapete, io lo so che voi ogni tanto mi mandate dei link, o ne li trovi su Privalia, addirittura forse qualcuno, insomma, si trovano in vari posti, però non mi va di rincorrerli. Cioè, voglio dire, l'Air Week è una cosa che preferisco trovare sotto casa, non sto là a andarla a cercare su internet, così, insomma. Niente, io con questo ho finito. Veramente avevo un botto di roba. Io spero sempre di avervi tenuto compagnia. I suggerimenti su questi prodotti per la casa sono sempre graditi. Io, questo è un tipo di video che a me piace fare e piace anche guardare tantissimo. Soprattutto mi piacciono tantissimi i commenti che mi lasciate perché troviamo veramente un sacco di consigli e spunti. Tipo una ragazza, per esempio, mi sa che me l'ha scritto però su Instagram. Mi ha scritto di aver trovato una candela di un marchio, adesso mi sfugge il nome, che ha la stessa profumazione dell'Air Wick passeggiata a Sorrento. E lei mi ha detto di averla comprata proprio per quello. Però non mi ricordo adesso come si chiama la marca. Vabbè, comunque, chiacchiere. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!